Ragazzi, questo è un pazzo. Questo è un pazzo. Io ci sto mettendo la faccia. Questa è una persona malata. Questo è un depresso. Il pazzo depresso a cui fa riferimento Tina Rispoli in questo video sono io. Avevano mostrato a Tina Rispoli e a Tony Colombo un mio video fatto per fanpage dove ricostruivo il ruolo cruciale della famiglia di Tina Rispoli. La famiglia Marino è una delle famiglie più potenti del crimine organizzato napoletano. La famiglia Rispoli è una famiglia molto potente. L'arresto di Tina e di Tony rientra certamente nel rapporto di loro con la famiglia di Lauro, di cui i Rispoli sono sempre stati esponenti. Ma perché il matrimonio di Tina Rispoli e Tony Colombo assurge a matrimonio simbolico in quell'area del territorio campano, cioè nell'area Secondigliano, Scampia? Perché Tina Rispoli arriva al matrimonio dopo che hanno ucciso in una vera e propria esecuzione suo marito Gaetano Marino. Gaetano Marino, detto Moncherino perché perderà le mani mentre sta realizzando un attentato a un boss rivale, è il fratello di Gennaro Marino o McKay e figlio di Crescenzo Marino, anche lui chiamato McKay. Sono stati i protagonisti della scissione, cioè della guerra tra Di Lauro e spagnoli, appunto gli scissionisti. Un gruppo operativo che sino ad allora era stata l'anima vincente del clan, che decide di rivoltarsi nel 2004, nel 2005 e nel 2006. La guerra in realtà dura per molti anni. Ma torniamo a Tony e Tina. Gaetano Marino viene ammazzato in un momento particolare, e cioè quando i Rispoli, che erano fedelissimi, come abbiamo detto, di Cosimo Di Lauro, tra l'altro negli anni della faida, quando vedono che il clan di Lauro si ostina in un conflitto perenne che sta di fatto perdendo, passano agli spagnoli. E quindi il ruolo di Gaetano Marino, marito di Tina Rispoli, è un ruolo importantissimo. Prima era l'unico anello di collegamento tra Di Lauro e scissionisti. Perché? Perché sua moglie aveva fratelli intimi dei nemici suoi e di suo padre. Cioè i fratelli di sua moglie, i Rispoli, Enzo e Raffaele, erano uomini dei Di Lauro che li cercavano, Gaetano, Gennaro e il padre, per ammazzarli, e ammazzeranno infatti Crescenzo. Il padre verrà ucciso. Tina, quindi, l'attuale moglie di Tony Colombo, si trova nella faida in un ruolo difficilissimo. Sorella degli uomini che stanno tenendo in mano l'economia del clan rivale del marito. Ma probabilmente questa cosa la rende anche molto preziosa, perché le imbasciate, le informazioni del clan di Lauro, tramite i fratelli Rispoli, passano da Tina e da Tina a suo marito Gaetano. Accade però, come dicevamo, che i fratelli Rispoli passano con gli scissionisti. Non sono soddisfatti di come la gestione del clan di Lauro stia andando e si alleano a un gruppo preciso degli scissionisti, i Vanella Grassi. E qui accade qualcosa di molto molto particolare. I Rispoli, quando passano con gli scissionisti, probabilmente hanno un piano. I fratelli di Tina Rispoli hanno un piano, quello di riportare gli scissionisti in seno ai Di Lauro. Perché? Perché la vittoria degli scissionisti è stata di fatto una vittoria di Pirro. È vero che hanno vinto, ma questa guerra ha portato alla distruzione delle piazze, gli omicidi e gli arresti dei maggiori affiliati. Insomma, la struttura si è persa, quindi c'è bisogno di riorganizzazione, di unità. Probabilmente quindi i Rispoli, quando sono passati dall'altra parte, non sono di fatto realmente diventati dei traditori, ma hanno eseguito una strategia, andare di là per dire tornate da noi. E così sarà. I Vanella Grassi si girano, si usa questa espressione incredibilmente evocativa, cioè coloro che erano scissionisti, anzi il braccio armato degli scissionisti, si sono girati e sono tornati ai Di Lauro. Questa operazione è stata voluta dai fratelli di Tina Rispoli. E il matrimonio con Tony Colombo? E questa esposizione, in questa inchiesta importante che li vede in affari diretti con l'organizzazione criminale? Viene ammazzato Gaetano Marino mentre è a mare. La sua esecuzione è da ascrivere probabilmente proprio al passaggio dei girati di nuovo nel clan di Lauro. Questa inchiesta ci dimostra che i fratelli Rispoli e Di Lauro, e quindi la possibilità anche di interloquire con Tina, erano la stessa cosa. Cioè la morte di Gaetano Marino, del marito di Tina, marito con cui lei ha fatto 3 figli, era un ostacolo alla fusione dei girati con i Di Lauro. La sua esecuzione porta alla pacificazione sul territorio. Ho detto che Tina ha 3 figli con Gaetano Marino. Uno di questi figli, Mary Marino, è tuttora cantante. Circa 11 anni fa, credo, era ancora una bimba, partecipò a una trasmissione televisiva in Rai. E quando termina la bambina Mary Marino di cantare questa canzone, tra l'altro dedicata al padre, Lorena Bianchetti, era la conduttrice, dice: "Vogliamo andare
a dare un bacino a papà? La telecamera va su Gaetano Marino e accanto c'è Tina. Il papà dà questo bacio, la telecamera è attenta a non inquadrargli le mani, che sono protesi. La giustizia conosceva benissimo la storia di Gaetano Marino perché aveva subito l'asportazione delle mani. Lo Stato italiano, non l'opinione pubblica, sapeva esattamente chi fosse Gaetano Marino, di chi fosse il fratello, il ruolo da narcotrafficante, insomma sapevano tutto. Sapevano benissimo la donna accanto a Gaetano Marino, Tina, di chi fosse figlia e sorella, eppure ha avuto la celebrazione in Rai. Torniamo a noi. Tony e Tina si sposano. Ha un grande significato per il mondo criminale quel matrimonio. Non perché sia stato decretato dal mondo criminale, figuriamoci, ma perché è la pacificazione. Cioè è il trionfo di una nuova Secondigliano. Le famiglie si sono riunite e le famiglie si riuniscono in nome di una celebrazione di una donna che esce, diciamo, dalla relazione con i Marino, con gli scissionisti, quindi sposandosi con Tony Colombo, un cantante siciliano, neomelodico napoletano, interrompe la fase cupa delle famiglie per iniziare la fase leggera e quindi i social network e quindi le canzoni, i concerti, ma qualcosa resta invariato, gli affari. Se l'inchiesta sarà confermata dai giudici, dimostrerà che ancora una volta, per quante trasformazioni possano esserci apparenti, il cuore pulsante di certa parte di mondo continua a essere il crimine, continuano a essere gli affari criminali.